Ehi, ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Super Mario RPG. Nello scorso video, dopo aver sconfitto il malvagio Croc che ha rubato i soldi al nostro nuovo compagno di squadra Mello, che possiamo vedere lì in basso nello schermo, siamo tornati nella città dove sorge il castello di Peach. E abbiamo trovato il posto invaso da questi pugnaldo. Oh wow, questo salta. Ebbene, affrontiamoli, liberiamo la città da questa calamità. Vai. Oh, è resistente, eh. E dai, ma io prendo bene il tempo per difendermi, ma non funziona. Lui lo manca. Io ci provo a pararmi, ma non funziona. Ok, dai. Ah, eccolo. Eccolo, vedi allora che va. Proprio all'ultimo. Allora, sono io che non prendo bene il tempismo. Proprio devo attaccare all'ultimo, insomma. Devo difendermi all'ultimo, no? Attaccare, se attacco all'ultimo. Sciroppo al miele, va bene. Salvata, signorina. Fammi vedere il tuo comando. Sei proprio bravo. Vabbè, lei è fissata con... Ah, ma dal castello escono sti cosi? Ok, vado un attimino in giro a vedere se la gente ha bisogno. Ehi, farabutto. Un po' di danno lo fanno sempre, perché a quanto pare anche ti difendi, sono forti e quindi fanno sempre un po' di danno. Ma va bene, ci sta, è una meccanica di gioco comunque. Perché se no uno fa solo parate perfette e non prende neanche uno di danno. A volte fanno zero però di danno, nonostante tu sia la parata. Quindi boh, fanno come para loro. Buono, sconfitto anche questi. Allora, non danno molti punti esperienza, però magari se libero tutti quanti c'è un bonus o qualcosa del genere, non ne ho idea. Intanto uno lo fa e via. Aha! C'hanno il figlio a piano di sopra. Vengo con lei, signore. La salvo io. Cioè, salvo io suo figlio. Ma il figlio gli salta insieme al letto. Saltano insieme sul letto. Non c'ha paura per niente. Mario, ti ringrazio veramente. Questo è un piccolo regalo per la mia riconoscenza. Pillola di fiori. Da grande diventerei come Mario, intesi? Guardalo, peggio di prima. Signore, basta che suo figlio salta come un pazzo sul letto. Ma che puoi saltare più in alto di tutti, fai il bravo. Quindi abbiamo delle ricompense. Pillola di fiori. Ah, ce n'ho tre, ce n'ho. Oh, mettiamo. Vai. Serve, oh, bisogna aumentare i PF, punti fiore. Sono importanti, Lascia sta casa tu. Ci è mancato un pelo, grazie per l'aiuto, Mario. Ehi, è il portafoglio che Coccodrillo mi aveva rubato, posso riaverlo? Certo. Eccoti una piccola ricompensa, pillola di fiori. Ragazzi, siete fantastici. Andrei a sfidare quelli che stanno qui al castello, che stanno uscendo in massa. Cioè, da qualche parte si staranno riproducendo. Cioè, voglio dire, a meno che non si riproducono per scissione, ma penso sia un po' improbabile. Ok. Quanti ce ne sono? Aia. Ah, ma qua gli oggetti si riformano? Ok. Se qui si riformano gli oggetti dopo un po', posso venirci quante volte voglio. Guarda un po' cosa ho trovato, una moneta d'oro, tutta per me. Nella stanza del tesoro ho trovato questo, tienilo tu. Spillanti sonno. Ah, non posso addormentarmi. Che sia più utile più avanti, magari. Ah, ci picchia, quanta gentaccia, ragazzi. Levatevi su. Ah, non posso andare nella stanza di Peach. Dove pensi di andare? Guarda, devo non sare meglio rimbalzare. E rimbalziamogli un po' in testa. Quando cercano le botte, Andre Link delibera. Sì, delibera in italiano non si può sentire, però veniva bene delibera. Consegna? Esegue? Non lo so, esegue? Non lo so. Qual è un modo migliore per dire delibera? È bello di libera. Ho fatto sbagliare, Pugnaldo! Poteva chiamarsi Pogaldo il nemico, perché c'è poco. Allora, che succede qua? Il cancelliere nella sala del trono, ma lo vado a salvare, tranquillo. Non puoi dormire nel letto della principessa, che maniere... Ah, mi ricarica? Va. Se ci salto tipo 100 volte, che succede?
non succede nulla. Beh, una volta i segreti venivano scoperti un po' a caso. Quindi uno provava a fare cose, no? A fare azioni impossibili. Ok, andiamo alla sala del trono. Levatevi. Devo passare. Dove saranno andati tutti quanti? Beh, gente, mi sa che abbiamo trovato una nuova casa. Possiamo rimbalzare quanto ci pare e piace. E nessuno ci può dire un bel niente. Yuhu, rimbalziamo tutta la notte. Dove pensi di andare? Guarda, non sa nemmeno rimbalzare. E rimbalziamogli un po' in testa. Devo rimbalzare anch'io? Cos'è? Lamellotto. Ascoltate ragazzi, questo baffettone vuole far finire la nostra festa. E noi siamo d'accordo? Te la sei cercata? Oh, adesso vedi? Hai scelto di rimbalzare con i tipi sbagliati, bello. Ma dove pensi di andare con quei baffotti? Vieni che te li tagliamo noi. Ehi beh, però, io ho un po' di paura. Andiamo con il soccorso Todd, vai. Oh, l'uovo. L'uovo è nuovo. Colpo d'uovo. Grazie. Ah, la difesa fa? Non mi piace molto. Elettroscarica efficace. Lamellotto è stordito. Bene, fammi attaccare allora. Vai, palle di fuoco. 65, un danno normale. Ancora elettroscarica, vai. Che è super efficace. Tipo Pokémon, è super efficace. Beh, non voglio fare solo attacchi. Anche se il gioco è questo, fai attacchi efficaci. Le palle di fuoco. Facciamo palle di fuoco, dai. Perché posso usarle. Indicatore più, ok. Elettroscarica. Bene, bene, bene. Aiuto. Attacchiamolo. Vai, ancora elettroscarica, non mi prenderò mai. Oh no, sono tornati. Ok. Oggetti, sciroppolmiere, mi ricarico un po' di punti fiore. Sai com'è, no? Vai sì, attacca, 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 tranquillo, mi difendo. Non ho idea di cosa faccia. Se va via non posso fare nulla. Tempismo male però. Beh, mi fa divertire un po' con le guardie. Cioè, per carità, va bene, però. Fino a un certo punto, bello. Aiuto. È tornato, vai. Ah, difesa impossibile. Ho capito. Ah, sconfitto, bene. Buono. Carino sto boss, dai. Cioè, intendo di design, non di forze un po'. Livello 6 con Mario. Super salto, premia quando atterri sul nemico per saltargli in testa ripetutamente. Vai, attacco e difesa. Attacco magico e difesa magica mi sembra di stare bene. Quindi... Ah, questa è una stella! E voi direte, che c'entra la stella? Che significa? Originariamente, il gioco per Super Nintendo si chiamava Super Mario RPG
La leggenda delle sette stelle. Quindi tu dovevi recuperare sette stelle che si sono infrante quando la spada ha colpito appunto il castello di Bowser. E c'era questa superstella che si è divisa in sette parti e bisogna recuperarle sconfiggendo i vari boss. E questa è la prima. Ottimo. A questo punto, vediamo che succede. Oi, oi, oi. Qui si mette male. Questo tizio con i baffi è forte. Ah, ma pugnale perché in realtà non è un pogo, è una spada quella che stanno, su quella sulla quale stanno saltando. Infatti dico, ma perché il nemico principale ha una spada e quegli altri un pogo normale? Invece sono pugnali. È forte, già. Dobbiamo avvisare il capo. Ma quello di quello non era il capo. Ma forse il capo è Bowser. Cioè, voglio dire, no? Capo più grande. Pietà! Ah, sei tu, Mario. Che sollievo. Ancora una volta Mario si è arrivato in nostro soccorso. E non avevo altro da fare. Avevo 10 minuti liberi. Ma chi erano quelli? Cancelliere! Signore, meno male che sta bene. Mario, e grazie a te se siamo sani e salvi, ti siamo molto riconoscenti. Datemi un po' di cibo e un po' di birra e sono a posto. Anche se non bevo birra. Prima la principessa e ora questo, è davvero troppo da sopportare. Guarda, se vuoi ti posso dare una mano io a risolvere tutto. Mario, perché non chiediamo aiuto a mio nonno? Lui sa sempre tutto. Scusa, ma chi sei tu? Oh, salve, io mi chiamo Mello e vengo da Lago Girino. Beh, ogni amico di Mario è benvenuto qui a Castello dei Funghi. Come stavo dicendo, Mario, sei la nostra unica speranza. Ti prego, salva la principessa! Mario, sono anch'io in debito con te. Andiamo da mio nonno al Lago Girino, lui potrà aiutarci. Ma perché eravamo qui a Castello di Funghi, poi? Mi sa che lo scopriremo presto. Forse l'Amellotto, il mostro a forma di spada che ha piombato sul Castello dei Funghi, ha a che fare con il frammento stellare trovato da Mario? La prossima tappa per i nostri eroi è il canale Kra-Kra. Dove c'è il Lago Girino, immagino alla fine. Bene, bene, bene! Allora anche questo episodio si può concludere qui, direi, visto che comunque sì, abbiamo risolto un po' di problemi per castello. Beh, ok, ora la situazione è ristabilita. Va bene, prossima tappa quindi l'agro cracra, ma prima... Sei soddisfatta? Va bene, lei vuole sempre vedere il mio salto. Allora, i punti sono carichi, sono tutto carico. Direi che possiamo salvare il gioco e rivederci al prossimo episodio, no? Bene, allora direi che per questo video è tutto. Vi ringrazio ovviamente per averlo seguito. Nel prossimo andremo al lago Kra-Kra e vedremo di scoprire che cosa voleva fare qui al castello Mello con la moneta rana. Amici, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!